In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: «Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide?» Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo: «Disse il Signore al mio Signore: siede alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi». Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. A volte in parrocchia mi capita di vedere qualche bambino di cui non mi ero ancora accorto. E allora vado a cercare aiuto dalla catechista, solitamente facendo questa domanda: «Sai chi sono i suoi genitori?» Questa domanda mi aiuta a focalizzare le radici di quel bambino e a inquadrarlo meglio. Mi ricordo che nel paesino dove sono nato, vicino a Bari, quando qualcuno che non mi conosceva mi vedeva per la prima volta, soleva chiedermi in dialetto: «A chi si figli?» Cioè, a chi sei figlio? Di chi sei figlio? A chi appartieni? Sapere chi è il padre o la madre certamente ti aiuta a capire meglio il soggetto, ma potrebbe anche creare un problema non da poco: la tentazione di costruire un pregiudizio a partire dalla considerazione che si ha nei confronti dei genitori. E questa cosa diventerebbe assai grave e pericolosa. E con i Vangeli spesso funzionava così. Gesù non poteva essere il Messia, perché era figlio di Giuseppe, che di lavoro faceva il falegname. Poteva un Messia essere figlio di un falegname? Inoltre si raccontava che il Messia doveva essere il figlio di Davide, il grande re Davide. Quindi nessuna identità o vocazione profetica per Gesù era ammessa. Nel Vangelo di oggi Gesù mette mano pesantemente a questi pregiudizi lapidari e lo fa trovando giustificazione valida nel libro dei Salmi, nella Bibbia. Sembra così dire: non c'è scritto da nessuna parte che il Messia doveva essere il figlio di Davide. Siate quindi capaci di vedere oltre i pregiudizi. Il mistero e la vocazione di un uomo è sempre e comunque al di là delle sue radici.